Le laudi. Gabriele D'Annunzio concepisce dei cicli, sia dei cicli di romanzi, sia delle grandi raccolte poetiche, no? E queste raccolte poetiche, oltretutto, dentro un grande ciclo, insomma, che si chiama quello delle laudi, ciclo delle laudi, che doveva essere addirittura di 7 raccolte, di 7 libri, di 7 raccolte poetiche, no? Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, un progetto di celebrazione totale. Quindi, un progetto molto ambizioso, molto vasto e ambizioso. Allora, diciamo che così come avviene per i cicli dei romanzi di D'Annunzio che rimangono incompiuti, anche questo grande ciclo di poesie, rimane incompiuto. Anche se quasi del tutto compiuto, e poi comunque sono libri corposi, insomma, ci ha lavorato tantissimo, no? E sa, sicuramente, insomma, fra queste varie raccolte saprete, o comunque ve lo dico io adesso, che quella più importante, più significativa, più originale è Alcione, che è anche una raccolta poetica che ebbe grandissima influenza sulla poesia del Novecento, sulla poesia italiana del Novecento. Oggi comunque parleremo anche di altri libri, no, di queste laudi, no? Parleremo anche di Maia e di Elettra. Infatti Maia, Elettra e Alcione furono pubblicati insieme nel 1903, anche se alcune di queste poesie erano state composte fino addirittura quasi a 10 anni prima, no? Comunque anche anni prima del 1903. Poi aggiunse a questi primi 3 libri Merope nel 1912, però inserendo in questa raccolta sostanzialmente delle poesie che aveva già pubblicato sulla impresa coloniale in Libia. Poi fu aggiunto postumo, quindi dopo la morte di D'Annunzio, il quinto libro Asterope, anche qua però inserendo molte liriche pubblicate precedentemente, e quindi mancano gli ultimi 2 libri, quindi 5 su 7 alla fine riuscì a pubblicarne. Anzi, a dire la verità, lui ne pubblicò 4, perché il quinto, come abbiamo detto, fu pubblicato postumo dopo la morte. Ecco, il primo libro, il libro di Maia. Ecco, qua abbiamo subito una caratteristica importantissima della poesia di D'Annunzio, cioè il verso libero. Sì, in certi casi c'è l'endecasillabo, il settenario, cioè sono questi comunque i versi prevalenti anche nella poesia di Gabriele D'Annunzio. Tuttavia, accanto a questi troviamo quinari, troviamo novenari e anche altri tipi di verso. Quindi non solo la rima è libera, ma anche il verso è libero nelle poesie di D'Annunzio. Quindi non abbiamo più né la metrica bara, né la metrica tradizionale. Ci può venire in mente un pochino la canzone leopardiana, giusto? Lì erano endecasillabi sciolti, endecasillabi e settenari alternati, o comunque insieme endecasillabi e settenari. Qui invece, ripeto, il verso è libero, vuol dire quindi che possono esserci anche altri, cioè versi molto più corti, per esempio, no? Avrete in mente sicuramente l'esempio della pioggia del Pineto con questi versi cortissimi. È chiaro che questa scelta stilistica ebbe grande influenza sulla poesia del Novecento, la scelta del verso libero. Ora, quali sono le caratteristiche di Maia? Ecco, Maia è sicuramente una raccolta non molto da valorizzare, diciamo, perché è una raccolta molto retorica, molto enfatica, eccetera. Però già in Maia troviamo alcune delle caratteristiche che ritroveremo anche in Alcione. Anzitutto lo slancio vitalistico, poi il panismo, ecco, il famoso panismo d'Annunziano. Di che cosa si tratta? Cioè, il panismo consiste nel raccogliere, cioè, tutte le infinite diverse forme della vita del mondo, sentirsi parte della natura, sentirsi parte di un tutto
Infatti, panismo deriva da pan, quindi un termine greco che vuol dire appunto tutto. Sentirsi parte di un tutto, perdere la propria individualità e vivere un'esperienza, una sensazione di immersione totale nella natura, una sensazione quasi un'estasi mistica paganeggiante, però ovviamente non cristiana, no? Grande trasformazione, no? del proprio essere, no? Altre caratteristiche, quindi abbiamo detto lo slancio vitalismo, cioè godere di tutto, provare il massimo di ciò che è possibile provare, no? Poi ancora l'ulissismo. Che cosa consiste l'ulissismo? Fare tante esperienze, viaggi in posti lontani, o in posti particolarmente significativi. E qui, per esempio, in questo libro di Maya c'è un viaggio in Grecia. Infatti, lui spesso scriveva nelle poesie, diciamo, trasfigurava esperienze personali. Quindi, per esempio, effettivamente fece un viaggio in Grecia e questa esperienza personale del viaggio in Grecia fu trasfigurato, ispirò, ecco, le poesie di Maya. Cioè, le poesie di Maya furono ispirate da questo viaggio e dal ritorno nella civiltà, diciamo. Quindi questo viaggio era stata un'immersione in un passato idealizzato, affascinante. E così, però in alcune poesie, nelle poesie della seconda parte, diciamo, di Maya, invece viene descritto il ritorno nelle città, quindi nelle città moderne. Quindi, come stavamo dicendo, l'ulissismo vuol dire proprio questo, cioè fare tante esperienze, tanti viaggi, tante odissee, no? Che ci permettono di cogliere nuove sensazioni, no? Di fare quindi appunto nuove esperienze. Abbiamo detto quindi che lui fece questo viaggio in Grecia, fu molto colpito da questo viaggio, dal passato mitico, eccetera. Però nello stesso tempo non è che quando ritornò nelle città evidenziò in maniera negativa il presente, le città, l'industrializzazione, eccetera. Anzi, trovò degli slanci positivi anche in essa. E questo fa venire immediatamente in mente il futurismo. Forse i futuristi sono anche ispirati a questa seconda parte di Maya, no? Che è la parte in cui viene insomma, idealizzata o comunque esaltata la modernità capitalistica, industriale, cosa che invece non avveniva in altri testi di D'Annunzio, che ci presentavano in maniera estremamente negativa il mondo borghese, industriale, eccetera. Lui si presentava nei testi in precedenza come portatore di un gusto aristocratico che esaltava il passato e disdegnava il presente. Invece, in questa raccolta, in questo libro, Maya, che in realtà non è una raccolta, ma è un unico grande poema. C'è proprio la svolta radicale, c'è la valorizzazione della modernità, la valorizzazione delle macchine, del treno, dell'industria, dell'attività frenetica. E viene presentata la bellezza della modernità. Il poeta si fa vate dei destini della borghesia. Quindi dicevamo la volta scorsa, in genere il poeta decadente non è vate, giusto? Ecco il motivo per cui non è molto valorizzata questo testo, il libro di Maya non è molto valorizzato, perché in questo caso D'Annunzio è stato poco decadente, diciamo, e quindi più poeta vate, e quindi più retorico, però ripeto, sicuramente avrà influenzato il futurismo o comunque altre correnti della letteratura del Novecento con questa esaltazione della modernità. In realtà, in effetti, il letterato umanista ha sempre paura di fronte alla modernità, perché non è quello il suo mondo. Il suo mondo, il mondo del letterato umanista, è il mondo greco, il mondo latino, così come
anche, era stato anche per Carducci, insomma, mondo accademico, eccetera. Ma questo mondo viene messo in discussione, messo in crisi da un nuovo mondo, quello del profitto borghese e dell'accumulo e della modernità con tutti i suoi, con le tecnologie. Probabilmente quasi come se volesse esorcizzare la paura per questo nuovo mondo, in questo libro di Maya, Gabriele D'Annunzio probabilmente esorcizza una paura, che è la paura di chi comunque si è formato sulla tradizione letteraria e quindi vede con sospetto forse in generale il mondo borghese. Adesso invece lui quasi quasi cavalca questo mondo borghese, diventa cantore della realtà, della macchina, che minaccia la realtà tipica, no? Umanistica, letteraria, di cui dovrebbe essere portavoce appunto D'Annunzio. Ma ovviamente questo tipo di esaltazione della modernità non è così scevro da grandi errori e da grandi fraintendimenti. Infatti, in questo libro di Maya vi sono miti oscurantisti e reazionari, come il dominio della stirpe latina sul mondo, il bellicismo imperialista e colonialista. Ecco, sicuramente D'Annunzio si fa cantore, per esempio, vedremo, di imprese coloniali, come in particolar modo quella in Libia, è quindi molto retorico e molto, in questo, come dire, nazionalista, colonialista, eccetera, sicuramente getta le basi di quello che sarà poi il fascismo, quindi la degenerazione della politica, degenerazione dittatoriale, il disprezzo dei deboli, il trionfo della forza, cioè tutti questi concetti, contenuti che si trovano in questo poema di Maya, sicuramente sono contenuti molto molto discutibili, che saranno infatti proprio utilizzati anche dallo stesso fascismo, no? Come una sorta di sostrato retorico e culturale, tra virgolette, della loro ideologia, del loro totalitarismo. Quindi ecco il motivo per cui il D'Annunzio che invece noi valorizziamo è proprio quello più, dicevamo, decadente, quello in cui si esprime insomma, il senso di una caduta di un mondo o il senso di disfacimento. Poi il secondo libro dell'Einaudi si intitola Elettra e qui abbiamo invece un'esaltazione più che altro del passato, non c'è più l'esaltazione del presente, anzi, semmai c'è una proiezione nel futuro, ma non è più esaltato il presente come invece, il presente moderno, come invece era accaduto in Maya. All'interno di questa raccolta poetica c'è una sezione intitolata Città del Silenzio. Sono le città che appunto sono state quasi un po' messe da parte, emarginate dalla modernità, dalla rivoluzione industriale, eccetera, ma che nascondono, diciamo, un passato molto glorioso e molto importante. E lui esalta queste città. Si trova in questa raccolta anche qualche poesia sul Risorgimento, come La notte di Caprera dedicata a Garibaldi. Comunque, D'Annunzio si propone anche in questa raccolta, è piuttosto retorico, rimbombante, eccetera. Non è questa sicuramente la raccolta migliore di D'Annunzio. Anche in questa raccolta, infatti, lui si fa portavoce di futuri destini imperiali, coloniali e guerreschi. Però potremmo leggere, la poesia alla pagina 466, tratta da questa raccolta, la poesia Ferrara. Infatti, questa poesia fa parte di quella sezione intitolata Le città del silenzio. Sono le città d'arte, no?
sono immuni dallo sviluppo della civiltà moderna, che si contrappongono alle città del presente, alle città moderne, che sono viste un po' più negativamente nella raccolta Elettra rispetto al libro Maya. E quindi ci sembra, tra l'altro noi possiamo cogliere sia nella presenza delle tre strofe, vedremo, sia dei versi liberi, sia soprattutto l'elemento della lode, lo ritroveremo nella Sera Fiesolana. Quindi riteniamo che questa poesia sia abbastanza interessante e pertanto la leggiamo. O deserta bellezza di Ferrara, ti loderò come si loda il volto di colei che sul nostro cuor si inclina per aver pace di sue felicità lontane. Ecco, si riferisce quindi alla città, dedica questa poesia ad una città che è un po' abbandonata, che è un po', dicevamo, emarginata, che ha avuto i suoi momenti di maggiore splendore, li abbiamo studiati l'anno scorso, no? Abbiamo visto che alla corte di Ferrara hanno operato Ariosto e Tasso, soprattutto quindi nel 500, era una città importantissima. Poi, per questioni anche politiche, è diventata sempre più marginale nella storia d'Italia. Dice, infatti, io ti voglio lodare, così come la donna colei che sul nostro cuore si inclina, quindi la donna che si inclina verso di noi, la donna che china il capo verso di noi. Insomma, la città, ti lo dirò come si loda, una specie di similitudine o di metafora, la città diventa un simbolo della nostalgia di un passato ormai tramontato. Il nostro cuore si inchina, questa amante, questa donna che si china verso di noi per aver pace di sue felicità lontane. Quindi, come una donna, felicità lontana, quindi che non rappresenta una felicità presente, ma una felicità passata. E loderò la chiara sfera d'aere e d'acque ove si chiude la tua melanconia divina musicalmente. E quindi loderò il tuo cielo, il tuo clima, la pianura vasta, no? Dice infatti vasta. Sfera d'aere e d'acque. Sappiamo benissimo infatti che Ferrara si trova vicino al delta del fiume Po, ove si chiude la tua melanconia divina, la nostalgia di quel passato ormai perduto musicalmente. Ecco, in questo musicalmente possiamo notare una sorta quasi di sinestesia. Sappiamo che questo è un procedimento molto frequente nella poesia di D'Annunzio, cioè quello di mescolare i campi sensoriali fra di loro, come quello della vista con quello dell'udito. E loderò quella che più mi piacque delle tue donne morte. Quindi ci si riferisce alle grandi donne del passato di Ferrara, in particolar modo Eleonora d'Este, ma anche Lucrezia Borgia. E il tenue riso ond'ella mi delude. Questa immagine del passato, della donna del passato, però non può più rivivere. E l'alta immagine è un Dio mi consolo nella mia mente, questa immagine alta, sublime, che mi consola in questa contemplazione del passato. Loderò i tuoi chiostri ove tacque l'umano dolore avvolto nelle lane placide e cantò l'usignuolo ebro furente. Quindi voglio esaltare i chiostri, i conventi ferraresi, dove hanno appunto composto i loro carmi grandissimi poeti, come in particolar modo Torquato Tasso, che potrebbe essere l'usignuolo, Ebro Furente, quindi questo Furente perché è un po' pazzo, quando per esempio vi ricordate era stato rinchiuso dal duca, è stato accusato e poi rinchiuso in questo convento come una sorta di manicomio, no? Giudicato matto. Quindi voglio lodare, sicuramente anche il poeta Tasso diventa un simbolo, no, di questo passato ormai
lontano nel tempo che non si può più rivivere. Questa, lui stesso, poi lo stesso Tasso, ha vissuto nella sua stessa vita, esistenza, il passaggio dalla grandezza di Ferrara quando era giovane e quando partecipava era poeta della corte, di una corte in grande espansione, e poi dopo una lenta decadenza che poi lui stesso visse sulla sua pelle. Loderò le tue vie piane, grandi come fiumane, le vie ampie come letti di fiumi, che conducono all'infinito chi va solo col suo pensiero ardente. Le vie sembrano condurre verso l'infinito chi le percorre. È quel lor silenzio, ove stanno in ascolto tutte le porte, sul fabbro occulto, se il fabbro occulto batta sull'incude. Ci si riferisce qua alle porte chiuse della città, al silenzio della città, al fabbro che è chiuso nella sua officina batte sull'incudine. È il sogno di voluttà che sta sepolto sotto le pietre nude con la tua sorte. Il sogno di piacere, quindi, che è lì nascosto sotto le pietre nude della città con il destino, destino che ha voluto che Ferrara non fosse più così, una città così importante come in precedenza. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.